A 13 anni, Jemima Laisel aveva appena iniziato a fiorire in una giovane donna. Era una ragazzina felice, sempre sorridente e dal cuore d'oro, ma il destino aveva in serbo per lei un piano ingiusto e crudele. La dolce Jemima non avrebbe vissuto fino al suo 14° compleanno, lasciando i suoi genitori sopraffatti dal dolore a poter solo immaginare su cosa avrebbe potuto fare un giorno della sua promettente vita la loro splendida e adorata figlia. Eppure, proprio quando la morte della giovane sembrava ingiusta e immotivata, Jemima spiazzò tutti un'ultima volta con il suo grande cuore, tanto da segnare un record mondiale davvero meraviglioso. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Jemima era una studentessa di Orton, un piccolo villaggio del Somerset nel Regno Unito. Sua madre, Sophie Laisel, un'insegnante di recitazione, in un'intervista al Daily Mail ha descritto sua figlia come una ragazzina semplicemente adorabile, intelligente, divertente, compassionevole e creativa. La ragazzina aveva una passione particolare per la scrittura e, come ha detto suo padre, Harvey Laisel, Jemima era semplicemente felice di crescere. Stava sbocciando, aveva 13 anni, mancavano pochi mesi al suo 14° compleanno e aveva tutta la vita davanti a sé. Inoltre, per quanto potevano vedere i suoi genitori, Jemima era sana. Ma il 10 marzo 2012, con Sophie che si preparava per festeggiare il suo 38° compleanno, la figlia iniziò a lamentare un forte mal di testa, poi collassò improvvisamente e perse conoscenza. La ragazza è stata ricoverata d'urgenza al Bristol Royal Hospital for Children, dove purtroppo morì 4 giorni dopo. I suoi genitori, devastati dal dolore, non riuscivano a spiegarsi cosa era successo. Jemima era sana, stava bene, ma allora come mai era morta in pochi giorni così, all'improvviso? I medici spiegarono che la giovane aveva un aneurisma cerebrale, che quel fatidico 10 marzo era scoppiato e lei aveva perso conoscenza. L'aneurisma aveva causato una grave emorragia interna che aveva infine portato alla morte della povera Jemima. Ma soprattutto era qualcosa che i genitori della ragazza non avrebbero mai potuto prevedere, visto che gli aneurismi, almeno nella maggior parte dei casi, non mostrano sintomi fino a quando non scoppiano. Inoltre, si tratta anche di eventi estremamente rari nei bambini e negli adolescenti. Nessuno avrebbe mai potuto neanche immaginare che la giovane Jemima conviveva con un aneurisma nel suo cervello. Ma cos'è esattamente un aneurisma cerebrale? Un aneurisma cerebrale è una dilatazione patologica della parete di un vaso sanguigno, nella maggior parte dei casi un'arteria, presente nel cervello. Questo rigonfiamento del vaso arterioso è dovuto ad uno sfiancamento della parete del vaso stesso, spesso favorita da problemi di ipertensione. Nel punto dove è più debole, la parete si stira, si assottiglia e si dilata. Alla fine, molto spesso, l'aneurisma si presenta come una sorta di sacca, collegata all'arteria tramite un piccolo foro, detto collo, attraverso cui passa il sangue che la riempie. La presenza di un aneurisma cerebrale è una condizione molto pericolosa. Se l'aneurisma cerebrale dovesse rompersi, infatti, la conseguenza è un'emorragia che può causare danni irreversibili al cervello. Nei casi più gravi, i risultati possono essere lo stato vegetativo permanente o, come nel caso di Jemima, la morte. Il rischio della rottura dipende dalla localizzazione e dalla grandezza dell'aneurisma stesso. Gli aneurismi cerebrali sono spesso dovuti ad un difetto congenito della parete arteriosa. In altre parole, la parete del vaso sanguigno interessato all'aneurisma può presentarsi dilatata e sottile sin dalla nascita. Tuttavia, gli aneurismi possono insorgere anche a causa di altre condizioni, come i traumi cranici, l'ipertensione arteriosa, l'arteriosclerosi e alcune malattie del tessuto connettivo. In molti casi, tuttavia, l'origine degli aneurismi rimane sconosciuta. Tra i fattori predisponenti vi sono sicuramente anche lo stile di vita scorretto, come il fumo o l'abuso di alcol e droga. Come abbiamo detto prima, il vero problema di questa patologia è che quasi mai presenta sintomi evidenti, tanto che è vero che gli aneurismi spesso vengono scoperti per caso mentre si eseguono esami medici per altri motivi. Il sintomo più rappresentativo in caso di rottura di un aneurisma è un forte mal di testa, improvviso, violento e spesso associato a sintomi di un danno neurologico, come visione offuscata e doppia o paralisi facciale. Oggi, per fortuna, le metodiche diagnostiche e la chirurgia permettono di individuare e intervenire preventivamente sulla maggior parte degli aneurismi cerebrali a rischio di rottura, ma ciò non toglie che bisogna prima andare a cercare l'aneurisma con una TAC. Insomma, non è facile riconoscere i sintomi di un aneurisma cerebrale, poiché si tratta di un disturbo silenzioso, asintomatico o comunque dai segni molto vaghi che diventano improvvisamente drammatici solo quando l'aneurisma si rompe. Come abbiamo detto, la complicanza più temibile è la rottura delle sottili pareti dell'aneurisma che causa un'emorragia nel cervello. Inutile dire che un'emorragia cerebrale è un evento pericoloso che, se non viene trattato chirurgicamente per tempo, può avere effetti letali.
È importante quindi non sottovalutare i pochi segnali d'allarme che conosciamo. Sappiamo ad esempio che l'emorragia è accompagnata da un mal di testa improvviso e lancinante, simile ad una pugnalata dietro la nuca. Dopo la rottura, il sanguinamento può provocare visione doppia, nausea fortissima e vomito, perdita di coscienza, confusione, irrigidimento dei muscoli del collo e malessere generalizzato. A quel punto bisogna solo correre in ospedale, dove se i medici riescono ad intervenire in tempo, l'aneurisma viene chiuso e l'emorragia aspirata. Purtroppo però per Jemima era troppo tardi. Ma mentre Sophie e Harvey stavano lottando per venire a patti con la perdita scioccante e inaspettata della loro figlia, è stata posta loro una domanda importantissima. I medici volevano sapere se avrebbero donato gli organi di Jemima per dei trapianti. Era un argomento difficile per i genitori in lutto. Harvey anche comprensibilmente era particolarmente a disagio all'idea di donare il cuore di sua figlia, ma poi i due ricordarono una conversazione che avevano avuto con Jemima non molto tempo prima della sua tragica morte. Solo 2 settimane prima della morte di Jemima, la famiglia aveva parlato di donazione di organi. Come ha spiegato Sophie al Daily Mail, la conversazione è stata provocata dalla morte di un nostro conoscente, che era morto in un incidente. Lui era un donatore, ma nessuno dei suoi organi poteva essere donato perché la morte violenta li aveva danneggiati gravemente. Fino a quella conversazione, la donazione di organi non era un concetto con cui Jemima, giustamente, vista la sua giovane età, aveva familiarità. Sua madre ha raccontato che inizialmente l'idea quasi metteva a disagio Jemima, ma alla fine si è resa conto quanto fosse importante donare gli organi. Ed ora, in lutto, i suoi genitori ricordavano le parole della loro splendida bambina che avrebbe voluto continuare a fare del bene anche dopo aver lasciato questo mondo. E a quel punto non ebbero più dubbi, sapevano che dovevano rispettare il suo desiderio di aiutare. Così firmarono tutti i moduli di consenso e poco dopo, guardando un programma televisivo sui bambini al Great Ormond Street Hospital di Londra in attesa di un trapianto di cuore, furono sicuri di aver preso la decisione giusta. Tuttavia, all'epoca Sophie e Harvey non si sono resi conto di quante altre persone avessero beneficiato della gentilezza della figlia, fino al 2017, quando venne fuori che la giovane Jemima aveva stabilito un nuovo emozionante record mondiale. Di solito, un donatore di organi può aiutare circa 2 o 3 persone che necessitano di trapianti. Gli organi di Jemima, i suoi ultimi grandi regali, tuttavia, sono andati molto oltre. I dipendenti dell'NHS Blood and Transplant hanno appreso infatti che ben 8 pazienti erano stati salvati grazie a questa incredibile piccola donatrice. Un vero e proprio record mondiale. Jemima ha regalato il suo intestino tenue, il suo pancreas, il suo cuore, i suoi reni, il suo fegato, che è stato diviso in 2 pazienti, i suoi polmoni e i suoi occhi. Ma sebbene la gentilezza di Jemima potesse essere facilmente percepita come eroica con il senno di poi, questo non ha certo reso la perdita dei suoi genitori più facile da sopportare in quel momento. Così, per trovare un po' di pace interiore, hanno esaminato le cose di Jemima, cercando qualcosa che gli ridesse la voglia di andare avanti con le loro vite. Alla fine trovarono un certo numero di quaderni, poiché Jemima, grande appassionata di scrittura, aveva tenuto diari segreti da quando aveva 4 anni. Per quasi un decennio l'appassionata scrittrice aveva annotato i suoi pensieri sull'amicizia, l'amore e il suo futuro, riempendo un totale di ben 20 diari. Dopo un anno di preparazione per la pubblicazione, i diari di Jemima hanno preso la forma del suo libro, intitolato The Draft. È stato pubblicato su Amazon il 21 maggio 2013, il giorno di quello che sarebbe stato il suo 15° compleanno, e i profitti ricavati dalle vendite del libro sono stati divisi equamente tra sua sorella minore, Amelia, e un fondo fiduciario istituito a nome di Jemima. Infatti, la famiglia Lazel ha fondato il Jemima Lazel Trust per aiutare i sopravvissuti alle lesioni cerebrali. Attraverso la fiducia, Sophie, Harvey e Amelia sperano di promuovere la discussione sulla donazione di organi, purtroppo ancora troppo spesso considerato un argomento tabù. Sophie ha dichiarato alla BBC nel settembre 2017: «L'istinto di ogni genitore è dire di no alla donazione di organi, poiché siamo programmati per proteggere nostro figlio. È solo perché avevamo avuto quella conversazione poche settimane prima che abbiamo detto di sì». Significa che è importante parlare di queste cose con i ragazzi, non sono troppo piccoli e hanno un cuore grande. Siamo sicuri che la nostra Jemima sarebbe orgogliosa della sua bellissima eredità. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!